ancora ridotti alla fame. Alla Dai, fame. Bono, che c'ho. Ora vi prego, state qui con me e saluto e ringrazio di essere con noi il ministro Bonafede. Eccolo qua. Della giustizia. Buonasera, ministro, grazie giustizia, dell'invito. Buonasera, ministro. C'ho un bel po' di cose da chiederle, quindi se mi può rispondere, diciamo, più in fretta possibile, in modo che le posso chiedere molte cose. Allora, ci proviamo. Grazie. Ci stiamo interrogando appunto su questa cosa che lei ha sentito, se gli italiani siano razzisti o no. Lei che ne pensa? Assolutamente no. Gli italiani non sono razzisti, è un popolo che nella sua storia ha viaggiato e ha accolto anche gente che arrivava nel nostro paese. È un paese che però in alcune aree vive un momento di tensione sociale che non va né etichettato né liquidato con semplificazioni, va semplicemente gestito, va data alle persone che lamentano una scarsa attenzione dello Stato, lo Stato deve dare una risposta. È questo. E io sinceramente mi dà fastidio quando sento parlare di destra, di sinistra su questi temi. Ci sono le periferie del nostro paese in cui purtroppo lo Stato è stato assente per decenni e in cui dobbiamo cercare di riportare la legalità in maniera tale da poter garantire che ci sia anche un welfare, un benessere per le persone che vivono lì. Chiaramente a proposito di periferie, è un percorso che non è semplice, è un percorso dopo decenni di disattenzione, è un percorso che però va preso in mano. A proposito di periferie e campi rom, Di Maio ha detto togliete i campi rom, cioè scusi, allora la soluzione è la ruspa di Salvini? No, assolutamente. Vede, il fatto di superare i campi rom, che è un obiettivo che il Movimento 5 Stelle porta avanti da tempo, è anche quello che ci dice l'Europa. I campi rom sono delle zone in cui prolifera l'illegalità. E quindi quello che bisogna fare è cercare di superare questi campi rom avviando un percorso di legalità e di gestione delle persone che ci stanno dentro. E cosa vuol Perché dire? Quelle persone, se stanno nei campi rom, probabilmente sono in una zona franca di illegalità e quindi è molto probabile che vadano poi a delinquere. Allora, quello che noi dobbiamo fare è, ripeto, gestire. Sì. Senta. A Torino è stato ucciso un giovane, Stefano Leo. Io so che lei ha sentito anche il papà più volte. Il suo killer doveva essere in carcere. Senta cosa ha detto il padre della vittima. Prego. Bene, che me ne vado. Ma scherziamo, ormai è diventato un cinema. Chi è che va in galera? Ma chi è che si fa una pena? Nessuno. Ma capite che è tutto assurdo. Ma neanche nei film una sceneggiatura così. Neanche nei film. È assurdo. Però... secondo me, tutti quanti noi, perché certe cose non accadono più, dobbiamo essere un po' più incazzati. Che dice, ministro? Ma mi permetta di dire che non riesco nemmeno a immaginare il dolore di quel padre. Non deve poter essere accettabile che un ragazzo muoia in quel modo mentre cammina per la strada e non deve essere nemmeno immaginabile in un paese come il nostro che un padre venga privato del figlio in quel modo. Allora io le posso dire che in questi casi più che le parole contano i fatti. Quello che ho fatto è stato esprimere vicinanza a quel padre. Credo che lo Stato debba chiedere scusa perché la persona che ha ucciso il figlio era condannata e la procedura era ferma in tribunale e credo che il miglior modo che abbia uno Stato di chiedere scusa a un padre e ai propri cittadini quando sbaglia sia mettere in atto una serie di azioni. Io innanzitutto ho attivato immediatamente gli ispettori per valutare se ci sono delle responsabilità proprio precise. Dopodiché io sono consapevole del fatto che i nostri tribunali si trovano in una situazione di grave disagio perché per tanti anni, per decenni, si è parlato di giustizia solo per fare polemica, ma non si investiva nella giustizia e posso dire con orgoglio che ho avviato un piano di assunzioni che non ha precedenti nella storia della Repubblica. In questi giorni 8.000 persone di personale amministrativo. Questo perché, pur andando a verificare se c'è stata una colpa specifica, chiaramente io devo mettere in condizioni le nostre cancellerie e i nostri tribunali di lavorare. Ma a Torino salta qualche testa? Scusi?
salta qualche testa a Torino per le inadempienze per le quali siamo arrivati a questo? Posso dirle semplicemente che gli ispettori stanno facendo tutte le verifiche che devono fare e sto chiedendo questo sempre in generale agli ispettori, che quando individuano le responsabilità, le persone che hanno sbagliato chiaramente devono pagare nei termini che sono previsti. Perché lo ripeto, Ministro, questo signore qui doveva essere in galera. Sì, no, ma gliel'ho detto anch'io e la procedura era ferma. Voglio capire cosa è successo. Mi sembra poco rispettoso anche delle persone coinvolte anticipare qualcosa. Sto facendo fare controlli con la massima serietà, come sempre li portiamo avanti. E in generale mi permetta di dire che però noi dobbiamo anche puntare al fatto che la giustizia abbia una credibilità agli occhi dei cittadini. Per questo stiamo cercando di fare di tutto con le leggi per poter far sì che una condanna che sia scritta in una sentenza non sia scritta con un inchiostro che si cancella il giorno dopo. Senta, questo... E contemporaneamente, come lei sa, stiamo investendo anche nelle forze dell'ordine, perché il padre Stefano Leo... Il padre Stefano Leo lamenta chiaramente la sicurezza, la mancanza di sicurezza per le strade, e quella è la risposta che stiamo cercando di dare. Mi sento una cosa, voi avete approvato il codice rosso, no? Che certamente è un passo in avanti per alcuni aspetti, ma questa cosa dell'incertezza della pena, soprattutto poi reati commessi a sfavore e a carico delle donne, in Italia è ancora un problema molto grosso. Che mi dice? Che è un problema ancora per poco, perché con due leggi che abbiamo approvato, una l'abbiamo già approvata ed è legge, e l'altra, quella sul codice rosso, è stata approvata alla Camera, deve essere approvata al Senato, praticamente noi annulliamo tutti gli sconti di pena che ci sono su reati, per esempio, relativi alla violenza sessuale, eccetera, reati di cui purtroppo si parla troppo spesso. Deve essere chiaro un punto: in Italia muore per femminicidio una donna ogni 72 ore, è una guerra in corso di fronte alla quale lo Stato deve rispondere. Allora io, quando leggo i commenti e le polemiche che ci sono attorno a una sentenza, penso che il mio dovere non sia quello di commentare le sentenze, non lo faccio mai da Ministro della Giustizia, penso che sia quello di agire. D'accordo. E fare in modo che un giudice un domani si trovi ad applicare una legge che non lascia la possibilità di fare sconti di pena. E dobbiamo chiarire che in Italia non c'è spazio per reati di violenza sulle donne e lo Stato sta facendo tutto per rispondere. Senta, Ministro, ci abbiamo ancora poco, un minutino. Sì. Oggi su che avete litigato con la Lega? No, oggi su nulla. È passata liscia oggi? Non ho incontrato nessuno di loro. Ci metta un segno rosso sul calendario allora, perché è un caso. Ma guardi, invece le devo dire che il mio tema viene considerato un tema sensibile, però le posso dire che tra legge spazzacorrotti, legge appunto sulla violenza sulle donne, abbiamo approvato la legittima difesa, c'è tutta una serie di leggi sulla giustizia che hanno visto Movimento 5 Stelle e Lega compatte nei fatti. Adesso stiamo lavorando per dimezzare i tempi dei processi. Direi che sulla giustizia io sono molto contento, perché volevo togliere la giustizia dalla polemica politica. Sai cosa sembrate voi la Lega? Ci sta riuscendo. Come quei, Ministro, sa quei genitori che tra di loro si scannano, poi dopo, quando ci sono i figli, voi sembra i figli per voi sono gli italiani. Voi vi scannate, poi quando ci siamo i figli, cioè noi italiani, allora lì dice no, ma in fondo insomma è. Però vi tirate coltellate. Però le devo dire che su questo non sono d'accordo, perché in realtà poi quando c'è stato da prendere misure per i cittadini è stato fatto in maniera effettivamente compatta. E mi permetta di dire una cosa a cui tengo molto. Ci sono temi su cui è bello che non solo la maggioranza trovi compattezza al suo interno, ma anche tutto il Parlamento. Io, per esempio, se c'è una cosa che voglio dire, per esempio sul revenge porn, cioè il cosiddetto reato, il reato che noi adesso introduciamo per quelle donne che vedono, pensiamo a
Tiziana Cantone, che ha preferito uccidersi piuttosto che convivere con una continua violenza che veniva fatta sul suo pudore, perché venivano diffuse immagini. Sì, avete trovato un accordo complessivo. Di una vita privata. Abbiamo trovato anche grazie a un'interlocuzione molto accesa con le forze di opposizione che si sono fatte valere. Siamo riusciti a trovare un accordo tutti insieme, ed è bello dire ai cittadini che di fronte a questi fatti il Parlamento è compatto. Devo chiudere, mi dica un numero. Quanto sarebbe contento di raggiungere all'Europea come Movimento 5 Stelle? No, non ho mai risposto a questo tipo di domande. Io credo che nella vita bisogna lavorare e poi le persone possano apprezzare il tuo lavoro. E grazie, questo è Ministro. Che facciamo ogni giorno. Grazie, buon lavoro. Rimanete con noi che dopo la